prepariamo innanzitutto la pasta frolla. 150 g di farina 00, 150 g di farina 00, 150 g di burro, che io farò a pezzetti e amalgamerò con le mani. Il burro è freddo di frigorifero. Aggiungiamo quindi 100 g di zucchero di canna e un po' di buccia di limone grattugiata. Uniamo due uova. Se l'impasto dovesse risultare troppo morbido, potete aggiungere qualche cucchiaio di farina bianca. Avvolgiamo il tutto in pellicola alimentare e facciamo riposare in frigo per almeno mezz'ora. Mentre la frolla riposa, andiamo a tagliare una mela. Un po' di succo di limone. Taglio a fettine anche 5 prugne nere. Riprendiamo la pasta frolla e la stendiamo su carta forno. Questo misura 24 cm di diametro. Distribuiamo sul fondo della marmellata di prugne. Questa è marmellata di prugne fatta in casa. Distribuisco anche dei biscotti sbriciolati. E passo a distribuire le mele e le prugne.
abbassiamo i bordi. Con un po' di pasta frolla avanzata facciamo delle strisce irregolari. Concludiamo con un po' di granella di mandorle. Mandorle a lamelle. E zucchero di canna. Inforniamo il tutto a 180 gradi per circa 45 minuti. Ed ecco la nostra crostata come si presenta appena sfornata. Ora dovremo attendere che si raffreddi per bene prima di poterla togliere agevolmente dalla teglia. Come sempre, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento in fondo al video o a richiederci maggiori informazioni e chiarimenti se avete dei dubbi. Vi invitiamo anche ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanellina di notifica. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!